Ciao amici da Esaurita Pazza! Allora amici, adesso vi farò vedere il trattamento dei miei capelli. In tal caso, nel frattempo iscrivetevi e mettete dei like. E adesso vi faccio vedere il mio trattamento dei capelli. Visto che me li hanno bruciati quando sono andata dalla parrucchiera, ma li volevo far stirare. E con l'acido me l'hanno messo sotto il casco e mi hanno bruciato i capelli e non hanno usato le forbici e niente. Adesso vi faccio vedere il trattamento dei capelli, quello che sto usando, quello che uso. Prima mi vado a bagnare i capelli, però prima vi faccio vedere quello che uso per prima. Metto l'olio dopo bagnati i capelli, l'olio d'argan, e poi la maschera d'argan. Vi faccio vedere. Adesso è quasi finito anche l'olio, devo comprarlo. E andiamo a bagnare i capelli e vi faccio vedere come li tratto io. E in più, dopo domani metterò alla notte l'olio di ricino, perciò vi farò vedere anche quando metterò l'olio di ricino ai capelli, per tenere tutta la nottata in modo che mi crescono più velocemente e si mettono bene a posto. Adesso andiamo a bagnarci i capelli. Allora, mettiamo qua, c'è una pentola qui, adesso la tiriamo via. Anzi, sapete, li bagno qua perché ho detto, visto che sono più vicina in cucina, perché preferisco più il cucina, che dall'altra parte fa freddo. Un attimino, intanto me li bagno un secondo, non è che mi devo lavare qua, io mi lavo di là in bagno, mi faccio la doccia. Allora, ci bagniamo i capelli intanto. Di solito adesso faccio tutto in bagno, adesso perché voglio fare questo video e poi ho il caricabatterie, tutto il supporto, tutto, e allora cerco di tenere qua. Bagniamo anche i capelli. Avevo i capelli lunghi, ma purtroppo me li ha bruciati, la parrucchiera non ha fatto il suo lavoro e sono stata 5 mesi senza andare da una parrucchiera. Sono andata il 16 dicembre a fare almeno la tinta, però non me li ha tagliati la parrucchiera. Ecco, bagniamoli tutti, poi vi dirò anche, fatemi asciugare le mani perché si fa il cellulare bagnato a posto. Ecco qua, ci mettiamo qui, li ho bagnati, non proprio pesantemente perché sennò non funziona l'olio. E nel frattempo, ecco, quello che stavo dicendo, metto l'olio, metto questo e alla fin fine copro tutto con la pellicola. E niente, iniziamo già con l'olio. Di solito faccio tutto tramite specchio in bagno, è la prima volta che faccio questo lavoretto qui tramite video. Messaggiamo un po', dovrei iniziare dalle punte, facciamo prima dalle punte, va, e poi facciamo tutto ci mettiamo un po' di tempo. Nel frattempo vi spiego la situazione della parrucchiera, che gli ho detto li voglio stirati in modo, perché non voglio più usare il phon, la piastra. Gli ho detto me li fai stirati, visto che li avevo lunghi e qua mi si arricciavano sempre, e va bene, non c'è problema. Ha preso, ha fatto di tutto, va bene. Poi alla fin fine mi trovo con i capelli tirati bene, vabbè, ho pensato magari perché adesso me li ha stirati, fa così, ma non me ne ero accorta che erano proprio corti. Quando sono andata a casa, che mi sono lavata la testa, sono arrivata a casa, mi sono lavata la testa, me li sono trovati così. Adesso sono lunghi, me li sono trovati così, cortissimi, bruciati e addio capelli. E
quello che è stato più rovinato è stato rovinato qua dove sto messaggiando adesso, qua che me li ha bruciati, e da questa parte molto più rovinati sono qui e qui. E poi niente, quando sono andata da questa parrucchiera, vabbè, non ho potuto fare la denuncia perché pensavo fossero a posto i capelli. E poi se io ero a casa, cosa gli dicevo? Magari mi diceva, ma sei stato tu, magari. Vabbè, non ho fatto niente. Poi quando sono andata dalla parrucchiera a farmi fare la tinta, perché mi ha detto lei, quando andavo io avevo i codini in modo che mi crescessero i capelli, perché non vedo l'ora che crescono. Mi fa, vai avanti, tieniti i codini, per il momento devi aspettare perché non te li posso prendere, i capelli qua non ce la faccio. Dopo 5 mesi mi ha detto sì, veramente dovevo farli a gennaio i capelli e dalla parrucchiera a gennaio. Poi dopo sono andata ancora, mi ha detto dai, ti stanno venendo un po' bene, ti vedo che ti stai curando bene. E mi fa, allora vieni il 16 dicembre. Il 16 dicembre ho fatto la tinta, però l'unica cosa che mi ha detto, strano, ma vi dico strano, una parrucchiere che dice adesso i capelli non li taglio, non si tagliano, non ha usato le forbici. Dalle parrucchiere è un po' difficile che dicono questo. Allora l'olio l'ho finito di mettere, adesso mettiamo la maschera. Strano, ma stranissimo, da una parrucchiera che ti dice non te li tocco perché devono ancora crescere, non te li taglio, di solito i parrucchieri sono sempre con la maniera con le forbici. Lei non l'ha fatto, fortunatamente ho pagato perché ho pagato tanto, però il risultato c'è stato perché beh, la tinta me l'ha fatta abbastanza bene. Io dico abbastanza bene perché non mi trovo con i capelli che avevo prima, perciò, però dai. E facciamo prima le punte. E faccio prima la radice qui, messaggiamo di qua, messaggiamo qui su, dove sono state più rovinate. E niente, mi ha detto non te li taglio perché almeno facciamoli crescere ancora un po' questi capelli e poi ti taglio la parte dove c'è stata più la bruciatura. E perciò devo ancora attendere. Iniziamo. Comunque ragazzi, io mi sono messa questa felpa, che io di solito ho la felpa verde, tanto poi mi devo fare la doccia, mi cambio tutto, per non sporcarmi quella verde, perché quella te verde ci tengo, questa qui è una felpa di quelle vecchie, mi sono indossata questa qui, per non sporcarmi con quell'altra, anche se mi sporca questo non mi interessa. E niente, e mi ha detto ci vediamo a febbraio, perciò a febbraio. Però mi ha detto anche a febbraio mi fai i capelli un'altra volta, speriamo bene. È un po' duro, aspetta che crescono un po', usa l'olio di ricino di notte, mi ha detto fallo usare di notte. E almeno tutta la notte così si rinforzano. E hanno più la possibilità di crescere più velocemente. Speriamo, adesso vediamo un po' come funziona. Gli ho chiesto anche come potevo usare questo olio di ricino perché io non sapendo come usarlo, mi ha detto di usarlo una volta alla settimana o due, però di notte. Se ne facciamo sotto un po' la radice. Prendiamo. Ecco, e speriamo che il risultato di gennaio, febbraio, che devo andare a febbraio. Io andavo una volta al mese a sistemarmi i capelli, e adesso invece, per colpa di quella là. E meno male che avevo detto non voglio più usare il phon e la piastra, adesso mi tocca usarla tutti i giorni. O anche al mattino, di solito me la facevo solo quando me la facevo la doccia, al mattino quando mi alzavo non avevo i capelli così spasciati. Adesso ogni mattina quando mi alzo ho i capelli da pazza, da esaurita pazza. Vabbè,
Avevo detto che non volevo usare il forno da piastre e niente, adesso lo usiamo tutti i giorni. Cosa che non volevo fare, perché mi ero scocciata di usare il forno in piastra. Adesso buttiamo un po' così. Questa è la parte più bruciata. Sperando che mi crescano, così le punte che sono un po' più lunghe riesce a tagliarmi e i capelli mi tornano un'altra volta corti. Che fastidio! Non vedo l'ora che si allungano i miei capelli. Intanto ragazzi, vi dico, se volete altri video come questi o altri video diversi, raccontatemi nei commenti e mettete like e iscrivetevi. Sì, ne metto abbastanza perché io voglio che mi vengano bene. Poi c'ho l'olio sotto. Facciamo un po' più. Il trattamento dei capelli è bruttissimo. Se li vuoi belli, però li devi fare. Devi avere la tua pazienza e farli. Qui me ne ha rovinati tantissimo, qua dietro, quando sono andata dalla parrucchiera la prima volta che mi ha detto, ma ha preso qua, erano pezzettini così, piccolissimo così, fa, no, proprio rovinati, non ti posso neanche toccare i capelli, mi ha detto, non te li possiamo neanche toccare. Continuavo a fare i codini, come mi sto facendo adesso anche i codini, in modo che mi si allungano i capelli. Boh, basta. Mettiamo ancora un po' di qua. Anche dietro l'orecchio, in modo che la radice prende. E adesso mi saggiamo un po' questa parte qui. È un trattamento un po' lungo. E niente. E adesso andiamo a lavarci un attimo le mani. Non tocco il cellulare. Aspetta che lo giro un po' così, così mi vedete. Se riuscite a vedermi, non lo so, che vedete qua, questo, tiriamo via questo, ok, ah, non ci rimane la mano, rigiriamo il telefono e adesso mettiamo il cellofan, sì, il cellofan, la pellicola, quella come si chiama, si chiama. Ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al mio canale e mettere dei like. Commentate se volete sapere qualcosa di più o c'è qualcosa che non va, ditemelo, fatemelo sapere nei commenti. Ok, siamo così. E dopo tutto questo trattamento, una volta finito, si copre. Ecco qua, mi sono coperta. La pellicola la tieni per modo che si scalda e trattiene tutto e la teniamo per, allora sono le 6:10, fino alle 6:35, bisogna tenerla assieme, no, 20, mezz'oretta, un'oretta, quanto volete tenerla, più o meno io la tengo mezz'oretta alle volte. E quando magari ho da fare qualcosa in casa, la tengo anche di più, quando ho finito poi la tiro via. Inizia a funzionare bene, circola bene. E niente ragazzi, allora io per fare tutto questo mi tiro via gli anelli, le collane, 1, 2, ho 4 collane, 3,
quattro collane e l'orologio. Mi devo tirare via l'orecchino, non ho ancora tirato via, va bene. Poi finito tutto questo trattamento, intanto faccio quello che devo fare. E dopo questo trattamento mi vado a fare una bella doccia. E intanto mi lavo sotto la doccia tutti i capelli, anche sotto la doccia il trattamento dei capelli. E mi dura, se no, mezz'oretta solo per i capelli sotto la doccia. Ok, con questo è tutto. Ragazzi, se volete altri video simili a questi o altri video diversi, commentate, fatemelo sapere, mettete like e iscrivetevi al mio canale. Ciao da Esaurita Pazza, ciao!